siamo molto dispiaciuti e arrabbiati per la sconfitta in una partita che eravamo riusciti a indirizzare sui nostri binari per più volte, però non siamo riusciti a essere attenti, cinici, abbastanza energici nelle situazioni decisive, come qualcuno contro uno, qualche troppi rimbalzi offensivi concessi, in particolare Rossi, che penso abbia fatto 15 punti a rimbalzo offensivo da un centimetro. Dopo buone difese, dopo difese di squadra che siamo riusciti a fare, costringendo loro dei tiri forzati, bisogna prendere la palla, perché sennò purtroppo non serve, rimane solo poesia e non è utile. E poi nel finale, chiaramente, qualcuno contro uno di troppo, concesso loro ai giocatori, concesso loro di giocare d'esperienza, e nel momento del più 10 non siamo riusciti a chiudere una partita che, come ripeto, avevamo già indirizzato. Troppo spesso abbiamo preso penetrazione negli ultimi secondi dell'azione, vuol dire che il lungo va a aiutare sulla penetrazione, il nostro lungo, e il loro lungo non è accoppiato col pari ruolo rimbalzo, quindi è ovvio che dopo un giocatore esperto come Rossi ti prende il rimbalzo in testa, non siamo stati assolutamente energici. Abbiamo sperato che la palla ci cadesse in mano e questo non è vincente. Ecco. Quindi se facciamo queste cose qua, la dura legge dello sport è che le partite le perdi. A livello offensivo, comunque vedo 6 giocatori in doppia cifra, sarà anche quella la parte più positiva della serata, insomma. Poteva essere decisiva se fossimo riusciti a correggere, non correggere, a fare quelle cose, ma che ci hanno contraddistinto nel momento del vantaggio, perché vuol dire, il vantaggio abbiamo costruito così, difendendo, alzando i ritmi, correndo, coinvolgendoci, però se dopo cali vistosamente in questo, gli altri prendono fiducia, è inutile che stiamo qua. La parete l'abbiamo persa in difesa su queste situazioni qua, uno contro uno e rimbalzo. Sbagliavo tanto in difesa, soprattutto alla fine. Premetto che parlo adesso e non parlo più, diciamo che per la seconda volta in casa siamo stati trattati veramente male dagli arbitri, e questo è innegabile, questo va detto, perché poi le cose ci girano intorno. Purtroppo le ultime azioni hanno fischiato sempre fallo, e questo, diciamo che non è una scusante, anzi, ma era appunto un appunto che metto all'inizio. Parliamo di noi invece, e fa male perché solo io mi sento molto responsabile. Abbiamo sbagliato tanti tiri aperti in attacco, però ecco, quando poi concedi tanti rimbalzi offensivi in casa, quando per loro sembra tutto facile, per te sembra tutto difficile, questo, diciamo che non aiuta. Questo è il mio modesto punto di vista. La partita l'abbiamo fatta, siamo arrivati un po' cotti fisicamente e per le condizioni, diciamo, fisiche proprio strutturali delle persone, perché Warren stamattina, Andy stamattina c'aveva la febbre, e non so adesso, cioè Venka non c'era, e Anthony, nonostante stia facendo un grande campionato, sta giocando con un dito dolorante. Mario sta la terza partita in 3 giorni, nonostante sembra un giovane di 15 anni, ma diciamo che in 6 giorni 3 partite si fanno sentire. E insomma, le scusanti potrebbero anche esserci, ma non ci devono essere, perché sta una brutta sconfitta che fa ancora più male riceverla così. Ecco. Fa arrabbiare molto perché abbiamo, come hai detto te, condotto la partita per 38 minuti e per... L'abbiamo perso in difesa la partita, L'abbiamo perso in difesa. Abbiamo comunque fatto delle buone cose e fa arrabbiare molto aver perso questi 2 punti, sinceramente. Perché veniamo da una settimana di tanto lavoro, c'è gente veramente che lavora tanto, e perdere così fa male. Il dato di fatto è che noi eravamo anche 2 o 3 volte sopra di 12 punti e non abbiamo saputo gestire quella differenza lì. Ci siamo, il miglior giocatore, il giocatore più importante loro come riferimento di punti era Raymond, e l'abbiamo difeso molto bene, però non abbiamo sicuramente difeso bene quello che era dell'altro lato, che era o Rossi, che ha fatto una gran partita, ma anche gli altri. Capito? Dovevamo chiuderci più in difesa anche del lato debole, ma quella è una cosa che viene allenata. Quella è una cosa che viene allenata, e che
purtroppo adesso di questi errori qui impareremo. Manca sicuramente essere più decisi nelle scelte, non fare scelte a metà. Le scelte a metà, lo avevo detto anche la settimana scorsa, le scelte a metà finisce anche che non fa niente alla fine. Sono le scelte, se una difesa dobbiamo fare, per esempio un nome, White, è White, non è né Red, né Blu, né Yellow, è White. Allora, una cosa abbiamo subito, come ti ho detto, noi abbiamo difeso molto su Raymond, abbiamo difeso molto bene anche sul pick and roll, però non abbiamo lasciato un po' scoperto anche il lato, un po' il lato debole. È vero che abbiamo subito anche al rimbalzo, non tantissimo, però nei momenti importanti sì, perché abbiamo perso di 3 rimbalzi, penso che 38 contro 41, per quello che dico. Però nei momenti importanti ci hanno preso dei rimbalzi che non dovevano avere, o le palle vaganti dovevano essere nostre, invece erano loro.